Valar Morghulis a tutti quanti, bentornati sul canale con questo secondo commento per Game of Thrones. Siamo qui oggi per discutere del secondo episodio di questa settima stagione, Dragonborn. Premessa, farò spoiler perché analizzerò tutti gli eventi della puntata con i dettagli, con delle teorie, perché ci piace parlare di questa serie, perché probabilmente è la nostra serie preferita, almeno immagino che sia per molti di voi. Prima di iniziare vorrei fare una correzione su una cosa che ho detto nello scorso appuntamento, cioè che nella sigla appunto mi sarei aspettato di vedere più bianco, più inverno visibilmente sulla mappa, ma effettivamente mi è sfuggito un dettaglio molto interessante. Noterete che quando ci si avvicina alla barriera sembra tutto normale, ma mentre ci si allontana si nota come effettivamente il freddo sia sceso e abbia, sembra aver congelato appunto il mare dei brividi, il mare che circonda appunto la parte nord di Westeros, e quindi qui si potrebbe dare spazio effettivamente a quelle che sono le ipotesi secondo la quale appunto l'esercito dei non morti e il Night King potrebbero oltrepassare il limite della barriera semplicemente raggirandolo. Siamo veramente fottuti. Dunque, l'episodio si apre con quello che è un rimando al nome stesso dell'episodio e al nome stesso di Daenerys. Daenerys nata dalla tempesta, Stormborn. Siamo a Roccia del Drago ed effettivamente vediamo questa tempesta che a loro ricorda quella in cui nacque Daenerys. Questa cosa viene ricordata da Varys, che viene messo alle strette di Daenerys, diciamo che gli fa una sorta di interrogatorio per capire effettivamente quale sia lo scopo di Varys all'interno di tutta questa macchinazione di potere. Nota come Varys sia passato dal servire i Targaryen, quindi il re folle, a Robert Baratheon, l'usurpatore, e per tornare nuovamente poi ai Targaryen, da governo a governo, diciamo tradendo appunto il precedente. Quello che qui Varys sottolinea, come se non l'avesse già fatto per altre stagioni, è che lui serve qualcosa di un pelino, a suo modo di vedere, più alto, ovvero il reame, le persone. Lui serve le persone, e secondo me è molto credibile perché tiene il pugno della situazione che sembra partire a suo sfavore, ma appunto va a chiarire effettivamente qual è la sua intenzione. Non ci penserebbe due volte a tradire Daenerys nel caso in cui si manifestasse in lei quella follia tipica dei Targaryen o comunque dei re incapaci di tenere il proprio dominio. Certo, potremmo anche semplicemente dire che qui qualcuno si stava cagando nelle mutande o che non ha le palle per sostenere, diciamo, questo confronto, ma il discorso del ragno tessitore fila anche... fila. Se vogliamo considerare l'equilibrio tra le forze in Game of Thrones, dall'altra parte, opposto a Varys, potremmo metterci tranquillamente dito corto, e sono state dedicate ai due personaggi parecchie scene, soprattutto nelle prime stagioni, nel quale sembrerà appunto che la loro sia una danza, dalla quale c'è qualcuno che sostiene che il caos è una scala verso il potere, qualcuno invece agisce sempre per il bene di tutti, per il bene di tutte le persone, non solo dei lord e dei regnanti. Ma Melisandre è arrivata a Roccia del Drago, arriva appunto per presentarsi a Daenerys, e qua entriamo subito nel vivo, perché effettivamente questa stagione ci sta facendo vedere che molti discorsi ormai non sono più solo chiacchiere, molti dialoghi servono appunto per far marciare la narrazione. Melisandre riconosce a Daenerys il fatto di essere una liberatrice di schiavi, perché lei è stata una schiava, va subito sulla questione di ciò che delle solite visioni, delle solite profezie riguardo il appunto Azor Ahai, che per chi non fosse un lettore della saga originale, Azor Ahai è praticamente il principe che è stato promesso secondo la profezia e che appunto guiderà la guerra attraverso la lunga notte. Però Miss Sunday denota che il sesso all'interno della profezia non è specificato e quindi potrebbe essere un principe come una principessa. Per quanto Daenerys si senta quasi sedotta da questa idea di essere la principessa che è stata promessa, quello che Melisandre dice è: io so che tu hai un ruolo in tutto questo, come ce l'ha qualcun altro, Jon Snow, il re del nord. Qui ovviamente Tyrion si attiva e dice: ah, Jon Snow lo conosco, io garantisco per lui, appunto perché Melisandre consiglia di incontrare questo Jon Snow perché potrebbe avere dei buonissimi motivi per ribellarsi alla corona, effettivamente ha più motivi lui, visto Ned, visto Rob, eccetera. Se Jon Snow non avesse altre preoccupazioni parteciperebbe anche alla guerra. Il problema è che a quanto pare Daenerys si intende invitarlo a Roccia del Drago per farlo inchinare e giurare, quindi immagino sottomissione e fedeltà. Ci sarebbe da discutere su questo. Ma appunto andiamo a Grande Inverno, dove vediamo che stanno addestrando anche i bambini per combattere contro i White Walkers. Tyrion Lannister ha scritto di suo pugno il messaggio per Jon Snow con una citazione: nano viene sempre visto come un bastardo agli occhi del padre, appunto perché questo è un richiamo al momento in cui Jon e Tyrion si conoscono nel primo episodio della prima stagione. È molto carino, anche se effettivamente Davos fa sì,
è interessante, se non fosse che nomina anche un'orda dothraki e un esercito di immacolati. Anche Sansa sa che Tyrion non è una persona cattiva e che potrebbe essere importante, insomma, questo incontro con Daenerys. Ma il discorso è appunto che i nostri amici del nord si devono preoccupare di tutto quello che viene da oltre la barriera. E qui Davos, che è, tra l'altro ve lo dico, uno dei miei personaggi preferiti, centra il punto della questione molto facilmente dicendo: hai detto che i non morti vengono sconfitti dal fuoco, che cosa respira fuoco? Sì, ok, sta di fatto che ci torneremo poi alla questione di Jon Snow e Roccia del Drago per quello che succede poi nell'episodio. Cersei invece sta incontrando tutti i lord di Westeros e gli sta appunto dicendo che Daenerys sta arrivando, che è la figlia del re folle e che sta portando i dothraki a Westeros, cosa che non è mai successo, che sta portando un esercito di immacolati, di eunuchi, quindi cerca di imbrigliare l'orgoglio di questi uomini per schierarli dalla sua parte fino all'ultimo. Però appunto qui vediamo Randy il Tardi, padre di Samuel, che non mette in secondo piano il fatto che questa regina porta tre fottuti draghi. Come si fa ad abbattere questi tre grossi draghi? E qui Qyburn all'inizio sembra effettivamente, perché è una domanda un po' del cazzo, come facciamo a combattere i draghi, dice che ci stiamo lavorando e questo fa un po' Forza Italia, secondo me. Poi ovviamente ci torneremo. Vediamo Jamie Lannister che punta direttamente a Randy il Tarly in quanto riconosce il fatto che sia un grande condottiero. Infatti, per chi non lo sapesse o chi l'avesse scordato, l'unica sconfitta subita da Re Robert durante la ribellione fu appunto quella ad Ashford contro Tarly. Quindi quello che gli chiede è di servire la regina. Gli lecca anche un po' il culo, secondo me. Non mi sembra esattamente uno stupido, anzi è anche molto orgoglioso e specifica che il suo nome vale qualcosa. Lui non è un traditore, lui non pugnala alle spalle le persone a cui ha prestato giuramento e nemmeno taglierebbe loro la gola durante un matrimonio. E questa è una bella frecciata ai Lannister. Sa di fatto che secondo Jaime Olenna Tyrell, della casata alla quale i Tarly hanno prestato fedeltà, è una donna accecata dalla vendetta, ed è particolare perché in realtà si potrebbe dire la stessa identica cosa di Cersei, ma capite che cercano tutti comunque di portare quanti più uomini possibile dalla propria parte, e cerca di convincere Randall proponendogli di diventare poi il Lord protettore del Sud una volta che avranno preso Alto Giardino. E quindi sì, immagino che a questo punto devo immaginare che vedremo anche Alto Giardino. Sono molto curioso perché stiamo comunque per vedere gli altri punti chiave tutta Westeros che ancora ci mancano. Passando da questo Tarly all'altro, vediamo Sam alla cittadella che con il l'arcimaestro appunto stanno valutando le condizioni di Ser Jorah. Mi viene detto che ha all'incirca 10-20 anni di vita. Il problema è che il morbo grigio, abbiamo visto, è una malattia molto particolare. Chiede all'arcimaestro quanto effettivamente ci vorrà prima che lui perda la testa, prima che lui impazzisca e diventi un selvaggio come gli uomini di pietra delle rovine di Valyria. E a quanto pare ci vorranno 6 mesi. Il fatto è che in questa scena e anche in una prossima, sia Jorah che l'arcimaestro contemplano per qualche istante la spada di Jorah, ed essendo lui un malato di morbo grigio non gli spetta proprio questa gran scelta. Effettivamente quello che penso è che lo vogliono far fuori prima che possa rischiare di contagiare qualcun altro all'interno della città. Visto che sei un cavaliere, ti daremo un giorno in più per decidere cosa fare. E insomma, e qui vediamo che Samuel chiede appunto se vuole contattare la famiglia e scopre appunto che Jorah è figlio dell'ex Lord Comandante Jeor Mormont. Sente quasi di dover qualcosa a quest'uomo. Come avevo puntualizzato, la connessione tra il vetro di drago e il morbo grigio c'è, e qui Sam ricorda appunto che Shireen Baratheon è uno dei pochi casi, uno degli unici 2 casi in cui è stata curata questa malattia. Su questo libro che Sam ha studiato, questo maestro parla di uno specifico metodo. Sam vorrebbe provare questo trattamento. L'arcimaestro gli dice che questa è una pratica proibita, quindi dovrà agire di nascosto, ovviamente. Vediamo la regina Cersei che scende nelle cripte insieme a Qyburn. Vediamo questo vessillo di Targaryen abbandonato e iniziamo a vedere il piccolo teschio, probabilmente dell'ultimo drago, fino a quelli grandi, fino a Balerion il Terrore Nero. E qui appunto si parla di quale sarà la strategia dei Lannister contro Daenerys, nello specifico i draghi. E Qyburn appunto illustra quest'arma, questa balista, che potrebbe essere effettivamente efficace, perché è molto potente e esercita prova con le sue stesse mani. Penso che debba anche far riflettere, perché io l'ho sempre visto una cosa molto probabile: i draghi, per quanto siano forti, non sono invincibili. Io non vorrei rovinarvi la festa,
però è molto probabile che Daenerys perda almeno uno, se non due, se non tutti i draghi. Questa arma che sta venendo costruita in gran numero rappresenterà effettivamente un problema nel momento in cui ci troveremo ad Approdo del Re nella battaglia decisiva per la sua conquista. Quindi, consiglio di guerra attorno al tavolo di Daenerys con Olenna Tyrell, Melaria Sand, i Greyjoy e ovviamente il resto del consiglio, eccetera. Tyrion cerca di convincere i presenti che molto probabilmente Cersei punterà sul patriottismo, chiamiamolo così, dei lord di Westeros. Viene appunto suggerito di circondare Approdo del Re e di non semplicemente attaccarla e ridurla a un cumulo di cenere. L'idea quindi è quella di mandare Dorna e l'Alto Giardino a combattere, anche se qui ovviamente Olenna dice: visto che mandi noi ad attaccare, perché ti sei preoccupata di portare anche un tuo esercito? E qui Tyrion, bam, fa quello che io sapevo che sarebbe successo, ovvero intende mandare gli Immacolati ad attaccare quello che secondo lui per anni è stato in realtà il vero centro del potere di Westeros, non Approdo del Re dove regnava Robert, ma dove risiedeva il potere dei Lannister, ovvero Castel Granito. Finalmente vedremo Castel Granito, 100% sicuro. Olenna, in colloquio privato con Daenerys, suggerisce l'idea che Daenerys non debba prestare tutta questa attenzione alle parole di Tyrion o comunque al presentarsi a questi lord di Westeros, appunto perché questi non sono altro che dei pecoroni, secondo lei. E lei, secondo Olenna, Daenerys non è una pecora ma un drago, deve essere un drago. Per quanto possa da un certo punto di vista rivelarsi una cosa vera, non una stupida Olenna, l'approccio del conquistatore terribile non penso faccia veramente bene nei confronti della causa di Daenerys. E l'abbiamo già vista a inizio episodio, prendersela con Varys prendersela con Melisandre, tutta per questa questione di fedeltà, tradisci uno, vai a servire l'altro, eccetera eccetera. E non lo so, in realtà penso sia l'inizio di un sottotesto che dovrà condurre comunque Daenerys a una scelta finale. Adesso non è un discorso effettivamente che vorrei affrontare, magari ne parliamo a fine stagione. Scena intima e dolce fra Missandei e Verme Grigio definisce Missandei la sua debolezza. E questo non è da poco, è un discorso innanzitutto molto tenero, molto romantico, se vogliamo. Questo soldato addestrato da bambino per non provare niente, per essere solo una macchina da guerra che esegue tutti gli ordini, si è in realtà ora diventato qualcuno con una grande responsabilità e con la grande paura di perdere una cosa che riesce ad amare, cioè Missandei. Il discorso che gli Immacolati sotto Daenerys abbiano effettivamente ritrovato un po' della loro natura umana l'abbiamo già visto nelle scorse stagioni quando abbiamo conosciuto i figli dell'Arpia. Il problema è che potrebbe semplicemente questa scena prepararci alla perdita di un personaggio, nel caso molto probabilmente Verme Grigio. Mi dispiace, però mi piacevi un sacco. Non essendo provvisto là sotto, ti sei comunque dato da fare. Quindi lo rispetto, grande. Sam si intrufola nella stanza di Jorah Mormont per aiutarlo, dicendogli appunto che è la sua migliore occasione, visto che nessun altro proverebbe questa pratica proibita, e con uno scalpello lo scuoia, deve staccargli tutta la diffusione del morbo, che tra l'altro è pazzesca perché dalla mano si è diffusa a praticamente metà del torace. Molto doloroso, e vediamo che la cosa lo sta molto provando. Quindi, bellissima transizione dalla scena delle scaglie e del pus al pasticcio di carne che fa appunto Frittella. Vediamo Arya che ritrova appunto questo suo vecchio compagno di viaggio. Arya qui è un po' una cazzona, un po' fredda. Carina la cosa che Frittella dica: ma anche tu hai mai fatto dei pasticci? E dice: eh sì, una volta ho cucinato un pasticcio. E ovviamente si riferisce a quello che ha preparato per Walder Frey. Arya viene a conoscenza di quello che è successo. Cersei ha fatto esplodere il tempio di Baelor e le dice: è una cosa che effettivamente mi aspettavo da Cersei, sto andando lì. Frittella chiede: perché non vai a nord? A nord c'è tuo fratello che è diventato re del nord e ha vinto la battaglia dei bastardi. Ovviamente lei, non essendo a conoscenza di questa cosa e del fatto che le notizie effettivamente non è che girino proprio così liberamente, se ricordate nello scorso episodio i soldati Lannister dicevano: non sappiamo come stanno le famiglie, non si spreca un corvo per un soldato qualsiasi. Effettivamente Arya qui viene a sapere cosa succede e nel momento in cui sta per andarsene guarda al sud, guarda al nord e decide di
mettersi sulla strada per il nord, per tornare a casa finalmente. Immaginavo che qualcosa che sarebbe venuto dopo avrebbe fatto cambiare idea alla nostra Aria, ma ha deciso di tornare verso casa e poi vedremo. John si trova come al solito circondato dai suoi lord e dice che Sam, l'uomo di cui si fida di più al mondo, gli ha mandato questo messaggio secondo il quale appunto c'è una vastità immensa di ossidiana, vetro di drago, sotto roccia del drago e che qualche giorno prima ha ricevuto appunto l'invito da Tyrion Lannister ad andare lì per incontrare Daenerys. Ovviamente qui nessuno si fida né di Tyrion, che è un Lannister, né di un Targaryen, perché sapete comunque, cioè, è già successo appunto, perché lo ricorda anche Sansa, che un Targaryen invitasse il protettore del nord e che poi lo ammazzasse. Infatti questa puntata è tutta piena di rimandi alla ribellione, a quelle cose che sono successe, alla conquista di Aegon, e tutti qui pensano che si tratti di una trappola. Jon ovviamente sa che hanno bisogno di alleati e serve quel fottutissimo vetro di drago per forgiare armi, e quindi decide di andare oltre questa visione dei suoi compagni d'arme e di recarsi lì con Ser Davos, dando la responsabilità di tutto il nord nelle mani di Sansa. Qui vediamo che scatta qualcosa in Dito Corto, che dice ok, questa è l'occasione che mi serve, e Sansa è lì anche lei sorpresa, forse contenta, forse aggravata da questa decisione, e preoccupata ovviamente per quella che potrebbe essere la sorte di Jon nell'ora in cui si recherà a sud. Vediamo Jon al cospetto della tomba del suo presunto padre Ned Stark nelle cripte. Qui viene avvicinato da Dito Corto, che sottolinea come effettivamente lui e il padre non andassero d'accordo grazie al caso, che nonostante questo lui amasse veramente tanto Catelyn. Catelyn non amava Jon perché era il simbolo dell'infedeltà presunta di Ned Stark, e vediamo che Jon vuole allontanare Dito Corto, non è minimamente interessato, e lo vediamo anche ribollire un pochino di rabbia nel momento stesso nel quale potrebbe stare zitto. Dito Corto getta altra benzina sul suo fuoco e dice io amo Sansa. Ovviamente Jon si incazza, lo mette alle strette, mano al collo, gli dice tu non azzardarti a toccare mia sorella. Avere un grazie da parte sua per averlo salvato durante la battaglia dei bastardi con l'esercito della valle, sì, potrebbe anche essere un buon argomento. Il problema è che Dito Corto è veramente alle strette. Quando esce dalla cripta si rende conto che deve tornare sui suoi passi e puntare su Sansa, soprattutto ora che Jon e Davos partono per andare a Roccia del Drago, anche se molto probabilmente Sansa adesso ha la preparazione, conscia di quello che può aspettarsi da Dito Corto, e l'abbiamo già visto nello scorso episodio, non penso che si voglia far fottere fino a questo punto. Ci troviamo finalmente con Arya nella foresta, mentre risale a nord, che viene circondata da questo branco di lupi che sono tutti pronti ad attaccarla, e sentiamo arrivare, lo vediamo gigantesco, questo metalupo che lei immediatamente riconosce come il suo metalupo, Nymeria. Anche Nymeria riconosce Arya una volta che lei poggia la spada e gli si avvicina senza temerla, ma vediamo che Nymeria non sembra incline a seguirla o nemmeno a farsi toccare. Arya effettivamente dice non sei tu, non come non sei tu Nymeria, ma come dire non sei più la Nymeria piccola che stavo allevando e che tenevo come animale da compagnia. Questo perché nemmeno Arya, tornando a casa, tornerà come l'Arya che è partita, ovviamente. Parallelismo fra i tanti di questa puntata che alcuni youtuber ho visto accentuare, ovvero c'è una scena nella prima stagione dove vediamo dove Ned Stark le dice un giorno sposerai un lord con un importante castello, diventerai la sua lady, governerai le sue terre, e lei dice non fa per me, questa non sono io. È importante che Arya scelga di tornare a casa, scelga di tenere alla sua identità. È importante perché il branco di lupi, e intendo gli Stark, devono stare uniti, l'abbiamo già detto questa cosa, è importante. L'aspetto a cui deve fare fronte Arya è appunto per ricordarsi chi è. La cosa che mi interessa veramente tanto è la riunione fra tutti gli Stark, soprattutto per Bran. Per me Bran è fondamentale. Arriviamo alla scena finale con i Greyjoy che si intrattengono sulla nave insieme a Elaria Sand, per far intendere appunto che entrambe, Elaria e Yara, siano incline a entrambi i sessi,
e quindi stiano per copulare, quando vengono ovviamente interrotti dall'attacco che ci aspettavamo tutti. Euron Greyjoy con questa nave gigantesca, bellissima, arriva con il rostro a sfondare la nave per poi calare questa polena a ponte e iniziare a saccheggiare la flotta. La flotta di Yara e Theon è messa a dura prova. Vediamo le serpi delle sabbie finalmente morire indecentemente e ci sta. Per quelli che fanno il tifo ai cattivoni c'è da divertirsi, perché lo zio di Yara e Theon effettivamente è un pazzo, è una furia mentre combatte. Riescono a catturare Ellaria e una delle serpi. Euron cattura Yara e sfida Theon mentre le punta un coltello alla gola a salvarla. Theon qui fa la cosa effettivamente che ci si aspetta da Theon, ma scelta per il quale io non lo biasimo. Si getta in mare e chiude l'episodio con lui appunto sul relitto che vede la nave di suo zio allontanarsi, e Yara lo guarda come dire salvami, dimostra che sei coraggioso, salvami, tu ci tieni, sei mio fratello, io ti ho cercato di salvarti, devi salvarmi. Effettivamente lui non lo fa, ma non lo biasimo perché Theon, fatto a pezzi e ridotto a Rick, qui ritorna a galla, anche mentre Yara viene trattenuta da Euron. Vediamo la violenza che si manifesta lì intorno sul ponte della nave, vediamo quello che cava i denti, la lingua non ho capito, vediamo gente che muore, ed effettivamente Theon ricorda la sofferenza e tutte le cose che ha subito con i Bolton e se la dà a gambe. Penso che questo non significhi che sia condannato ad essere un codardo e basta, anzi credo che in realtà sia stato molto coraggioso Theon a fare la cosa giusta nel momento in cui ha scelto di fuggire con Sansa e proteggerla. Il discorso è che avrà la sua occasione e penso che riuscirà a eliminare con le sue stesse mani Euron a un certo punto. Non saprei dirvi esattamente come, bisognerà vedere i prossimi sviluppi. Diciamo che per logica di narrazione potrebbe essere la scelta che si vedrebbe costretto a fare. E niente, analizzato tutto l'episodio, cosa possiamo dire? Io suppongo vedremo qualcosa riguardante Alto Giardino e Jamie, vedremo Tyrion che organizza l'attacco a Castelgranito. Se avete presente i trailer, si è vista Castelgranito, vedremo Alto Giardino e una battaglia per essa, affrontare ad Alto Giardino l'esercito di Dothraki, e vedremo anche l'ascesa in campo effettivamente di un drago. Per quanto riguarda Jon e Daenerys, immagino che nell'incontrarsi Daenerys sicuramente vuole che lui si inginocchi, e per quanto penso che Jon si inginocchierà perché la vita delle persone, nella fattispecie quelli del nord, penso che valgano di più del suo onore davanti a questa evenienza. Per la questione dei parallelismi con quello che è successo durante la ribellione, durante la conquista di Aegon, un'altra situazione analoga, Torrhen Stark era re del nord quando Aegon conquistò i regni, scelse di fermarsi all'incollatura e appunto di piegarsi davanti a Aegon il conquistatore, da lì infatti divenne il re che si inginocchia. Quindi immagino che Jon cercherà nuovamente di mettere la priorità sulla barriera e sugli estranei. Quello che è importante è che anche Daenerys poi debba capire qual è la vera battaglia, ma mi sa che fino alla stagione successiva non avremo effettivamente Daenerys convinta dell'importanza di questa guerra con gli estranei. Per quanto riguarda Cersei e Euron, state pur certi che Euron porterà i suoi doni come aveva promesso la scorsa volta. Cersei potrà divertirsi nell'uccidere lentamente anche Ellaria Sand. Immagino vedremo ancora Sam che cerca di curare Jorah, e stavolta vedremo proprio la parte riguardo il vetro di drago. Secondo me magari i due si troveranno costretti a lasciare vecchie città, il che sarebbe un problema visto che devono anche recuperare Gilly e il piccolo Sam. Quindi boh, vedremo anche le trame di Dito Corto sul nord. In ogni caso, io ve lo dico, più che questo terzo episodio non vedo l'ora del quarto, perché girò tempo fa un leak sul titolo del quarto episodio di questa stagione, che è spoiler, c'è una località particolare nel quale potremo vedere uno dei personaggi scoprire qualcosa di molto interessante. In ogni caso, staremo a vedere. Io spero di non avervi annoiato troppo. Se avete anche voi delle teorie o delle speculazioni da fare, fatelo qui sotto nei commenti. Se c'è qualcosa male che ho detto sbagliato, fatemelo notare. Non ho idea di quanto anche questo video verrà lungo, ma spero di stare comunque entro i 20 e passa minuti. Come al solito vi lascio tutti i miei social sotto. Se avete altri amici cui piace speculare, piace parlare di Game of Thrones, vi invito a portarli qui al cospetto di questo canale. Giuro che non chiederò la vostra fedeltà. E niente, direi che
Da Ghide è tutto, ci vediamo con il prossimo appuntamento settimana prossima per parlare del terzo episodio e Valar Morghulis a tutti quanti. Scappa!